Vice Ministro dell'Interno, oggi a Chieti si è parlato anche della nuova sede della Questura, ma anche di alcune caserme potrebbero avere una grande importanza per la città. Sì, c'è un grande lavoro qui a Chieti con il prefetto in prima linea per poter finalmente riutilizzare quelle strutture pubbliche e renderle efficienti in modo tale da superare anche dei problemi che magari hanno in questo momento tutti gli operatori della sicurezza, in particolare i poliziotti, ai quali dobbiamo dare il massimo, dobbiamo dare tutto il supporto, perché siamo in un periodo nel quale sono molto stressati dai controlli dovuti al Covid, e da questo punto di vista c'è un'ottima risposta anche da parte di tutta la provincia di Chieti, da Chieti stessa. Quindi dobbiamo aiutare le strutture pubbliche a poter essere funzionali per le forze di polizia. Io non posso che ringraziare il signor sottosegretario che non, con le sue sottolineature e con il suo aiuto che ci ha dato già fino ad oggi e che da oggi in poi sarà, come dire, indirizzato verso le cose che ci interessano da vicino, che lei sa bene, la caserma per quello che riguarda la questura, ma anche tutta l'attività che noi portiamo avanti. Guardi, avere il conforto dei nostri vertici politici è per noi essenziale. Non sembri un luogo comune se io dico che avere la vicinanza dei vertici sia, voglio dire, anche determinante per certe cose. Ecco, l'impegno del sottosegretario che ci ha manifestato sarà sicuramente quello che risolverà e tenderà a risolvere quelle problematiche che con lui abbiamo affrontato. Oggi ha incontrato, pochi minuti fa è terminato questo incontro, i vertici delle forze dell'ordine. Si è parlato anche del tema dell'ordine pubblico, soprattutto in provincia di Chieti, e di pochi giorni fa un fatto di cronaca che ha avuto una eco nazionale, l'aggressione ad un 18enne di Lanciano finito all'ospedale di Pescara in rianimazione. Sì, io voglio dare tutta la mia solidarietà alla famiglia dell'aggredito e soprattutto voler comunicare che il lavoro delle forze dell'ordine, dei carabinieri in particolare, ha assicurato i responsabili alla giustizia, e penso che queste sono le cose che dobbiamo comunicare alle persone. Non dobbiamo pensare a etichettature di questi gesti, ma far capire che questo degrado di tipo semplicemente culturale ha una serie di responsabilità. Le forze dell'ordine si attivano e li arrestano, li mettono in galera, ci saranno tutti i procedimenti che devono essere fatti, quindi questa cosa non conviene a nessuno. Io invito tutti i giovani della provincia, in generale di Chieti, ma italiani, a capire che queste non sono le strade che ci possono aiutare a vivere meglio. Quindi sappiate che ogni gesto del genere andrà a finire assicurato alla giustizia.